suoi discepoli, ne scelse 12 e diede loro il nome di apostoli. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni date vittoria, perché forte il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lasciarono le reti e subito seguirono il Signore. Glorifica il Signore, Gerusalemme. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli di Cristo, e lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto, immacolati nell'amore. Ci ha benedetti
benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Tutti erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Un caro saluto a tutti voi, al priore della Contrada, ai priori delle Contrade alleate, ai confratelli correttori, tutti quelli che sono presenti, a chi ci segue anche dal mezzo televisivo. E anzi, riusciamo ad essere in tanti anche in questo consesso, essendo qui all'aperto in questo bellissimo e fortunatamente ventilato portico. E anche con voi stiamo celebrando questo momento di preghiera, questa festa titolare del santo che ispira in qualche modo la Contrada, un apostolo. Il testo proposto nella breve lettura appena pronunciata Don Angelo è un testo, potremmo dire, iconico, perché ci fa vedere in qualche modo come un'istantanea quello che un po' accadeva nei primi tempi in cui la Chiesa si andava costituendo in quanto tale, alla luce della presenza degli Apostoli. Intorno agli Apostoli si è costruita la Chiesa, ognuno con una sua esperienza, ognuno con una sua particolarità, potremmo dire, perché le cose importanti della vita non si costruiscono nei pensieri, nelle idee, neanche sui libri, ma si costruiscono sulle persone. Ognuno di noi sa e comprende, sicuramente per esperienza, noi sacerdoti, vescovi in modo particolare, ma credo chiunque, di quante cose importanti nella vita ha realizzato e riuscito a fare, anche cose buone, un bene per qualcuno, alla luce di una relazione di vita. Una relazione che è innanzitutto quella della famiglia, poi quella professionale. Al contrario, ci accorgiamo che quando una relazione non funziona, sempre a tutti i livelli potremmo dirlo, e il discapito è per la vita intera. Cioè, quando non funzionano le relazioni fondamentali della vita, ovviamente la famiglia, che è la cosa più ovvia, più scontata e più importante, ma anche sul lavoro, anche le amicizie, può capitare anche in Contrada che si discuta, che si litighi o che non si vada d'accordo. Immagino che, come tutti i consessi umani, anche la Contrada abbia di questi limiti, voglio dire, e sarebbe sciocco negarlo. Però credo, e credo che sia l'esperienza di tutti, vi accorgete di come, proprio a partire da questo desiderio di costruire qualcosa insieme, alla fine anche certe difficoltà si superano. E qui, come dicevo, in questi primi capitoli degli Atti degli Apostoli, da cui appunto è tratto questo piccolo brano, si racconta di come intorno agli Apostoli si costruiscono dei consessi umani, quelle che vengono chiamate le prime comunità, che cominciano ad assumere certe caratteristiche, certi tratti, e si parte da alcuni dati, ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, mettersi in sintonia, sentire, accogliere, capire. E poi l'unione fraterna, cercare di andare d'accordo, ancor più, cercare di volersi bene. È vero che il bene non si impone, non si può imporre il bene l'uno all'altro, eh? Tu non puoi costringere una persona a voler bene a un'altra. Il bene deve nascere un po', diremmo così, un po', quasi con un sentimento un po' romantico, deve nascere dal cuore
ma dopo che è nato deve essere condotto e accompagnato, altrimenti finisce lì. La frazione del pane, cioè l'Eucaristia. Le primissime comunità cominciavano a celebrare l'Eucaristia, certamente in un modo diverso da come noi celebriamo oggi la messa della domenica, ma iniziavano proprio in questo spezzare il pane, questo gesto della frazio, si chiamava la frazio panis. Spezzare il pane significa che ne prendiamo un pezzo per uno e che questo pane spezzato è qualcosa che è dato per ciascuno, tanti pezzetti, come farebbe, no, come in un'immagine magari, se volete, non superata, ma comunque di una volta, il padre di famiglia che spezza il pane e ne dà un pezzo per uno ai propri figli. È la stessa immagine. La messa nasce in questo contesto di una condivisione. E l'ultima cosa, nelle preghiere, pregare insieme. La preghiera in famiglia, la preghiera in casa, questi mesi che abbiamo vissuto di Covid, quindi di chiusura, con chi ha voluto e ha potuto, certamente almeno io l'ho sottolineato tante volte, i confratelli sacerdoti l'hanno ridetto anche altre volte loro, con i mezzi che erano possibili, pregare in casa, pregare tra familiari, genitori coi figli, marito, moglie, è qualcosa che caratterizza, che dà quel tocco di qualità, perché esci dalla scontatezza di riti che possono risultare abitudini, venire o andare, magari per chi frequenta abitualmente la chiesa, la messa anche la domenica, il rischio che diventi un rito, un'abitudine, esco da casa e vado lì e assisto a quelle cose o ripeto delle formule, il rischio c'è che può diventare un'abitudine. In casa no, perché in casa è qualcosa di diverso. Allora chi è riuscito a farlo ha sperimentato, ha avuto tante testimonianze in questa direzione. E poi il senso di timore che era in tutti. Il senso di timore che non è la paura ovviamente, ma è, potremmo dire, chiamato poi anche dalla tradizione, il sacro timore di Dio, cioè il senso di timore, cioè quell'accortezza per cui ti devi mettere in relazione a Dio in un modo particolare, diverso, sapendo che sei davanti all'assoluto, davanti a qualcuno che è altro da te e tale resterà. Gli apostoli, beh, qui siamo, diciamo, in una fase, no? Siamo nella fase post-Pentecoste, post-crismale, potremmo dire, degli apostoli, cioè gli apostoli che investiti, riempiti dal dono dello Spirito Santo, in qualche modo diventano un po' diversi da quello che erano prima. Poi ognuno manterrà il suo temperamento, il suo carattere, discussioni e litigi avverranno anche dopo che avevano ricevuto lo Spirito Santo, i momenti in cui dovevano dividersi, Pietro e Paolo, che ognuno manifesta la sua idea, eccetera. Gli apostoli nel tempo precedente, invece nel tempo in cui hanno seguito il Signore, hanno tirato fuori ognuno la sua caratteristica. E qui Bartolomeo è uno di quei santi che appaiono nei tre Vangeli sinottici, chiamato così. Nel Vangelo di Giovanni viene chiamato con un altro nome, Natanaele. E di lui non sappiamo molto, i testi dei Vangeli ci offrono, come dire, pochi cenni, però ne può risultare un ritratto essenziale, ma comunque sicuramente interessante. Era certamente un pescatore, come Simone, come Andrea, e probabilmente prima di incontrare Gesù aveva fatto parte del giro dei discepoli di Giovanni Battista. Originario di Cana di Galilea, forse avrà assistito anche lui al primo miracolo avvenuto, così come racconta Giovanni, proprio a Cana di Galilea, il miracolo dell'acqua che diventa vino. E anche se sembrerebbe una figura secondaria, di fatto non è così. C'è quell'episodio che lo ricorda, soprattutto in Giovanni, che almeno chi conosce un po' i Vangeli ricorderà, che lo vede protagonista e che dà tanti spunti di riflessione, la chiamata proprio dell'apostolo. Lui ha, come dire, vive una chiamata particolare, è seduto all'ombra di un albero, di un fico, lo raggiunge Filippo, l'amico Filippo, che gli dice: guarda, abbiamo trovato quello che avevano scritto, di cui hanno scritto Mosè, i profeti, abbiamo trovato Gesù. E Bartolomeo lì fa lo scettico, dice: ma sei sicuro? Ma da chi? Dice: questo viene da Nazareth, ma da Nazareth cosa può venire di buono? Una battuta sprezzante. Bartolomeo si distingue in questa prima battuta, come la racconta Giovanni, come uno che non si ritrae da giudizi anche pesanti, giudicando il paese da dove Gesù veniva, certamente un agglomerato di casette, insomma, così sperdute. Però certamente è un uomo concreto, ragiona secondo alcuni canoni, conosce appunto bene quel luogo, questo
per quel tempo insignificante agglomerato di casupole che è a pochi chilometri da casa sua, e gli sembra impossibile che da un posto simile venga addirittura il Messia. Non è possibile. E quindi ha un po' uno sguardo pessimista, un po' frettoloso, quello di chi si ferma all'apparenza. Però qui, se andiamo avanti, troviamo la battuta, quella forte battuta di Gesù nei suoi confronti, quando gli dice: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Come dire, Gesù riesce ad apprezzare, nonostante la critica di una persona, la parte buona. Gesù guarda alla parte buona di ognuno di noi. In questo senso credo che possa valere per noi oggi il non sentirci mai giudicati da Dio, dal Signore Gesù, ma di sentirci apprezzati in quella parte buona che c'è di noi, riconoscendo anche la debolezza, la fragilità che c'è, magari se ci riusciamo pure anche a riconoscerla e a confessarla, questo ci aiuta in qualche modo a superarla. E lui resta spiazzato e dice: ma come, dice, come mi conosci? Gli risponde. E Gesù gli dice: prima che Filippo ti chiamassi io ti avevo visto mentre eri sotto il fico. E qui rimane, come dire, stupito, a bocca aperta. Proprio dice, quell'uomo, Bartolomeo, in quel momento capisce che quest'uomo riesce a leggere dentro, capisce le persone guardando il profondo, riesce a guardare le pieghe più segrete dell'interiorità. Insomma, uno scettico, un criticone, diventa uno di quelli che afferma la fede. In una delle confessioni di fede brevissime, come ne appaiono tante nei Vangeli, che però rimane significativa: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, non può che essere così. E lo capisce da poco, è una persona sveglia, una persona anche appunto accorta, attenta. E Gesù, che continua e conclude la sua riflessione: solo per quello che ti ho detto tu credi? Vedrai cose ben più grandi di queste. Come dire, il bello dovrà ancora venire, giustamente profetizzava Gesù. E allora poi dopo Bartolomeo rientra un po' nell'ombra, lo ritroviamo dopo Pentecoste a Gerusalemme, e appunto tra quelli che sono, come diceva il testo appena letto, assidui e concordi nella preghiera. E allora chiediamo al Signore di guardare a questo santo, un po', ecco, dicevo anche nell'altra contrada dove abbiamo pregato insieme poco fa, la contrada della Pantera, dicevo che questa esperienza mi sta portando in mezzo a voi, in mezzo a questi tratti caratteristici, a questi colori, a questi climi, potremmo dire, veramente particolari, che mi aiutano a conoscere sempre un po' di più la realtà che mi circonda e la realtà in cui vivo. E allora, ispirandoci anche a questo santo, a questo apostolo, a Bartolomeo, a questi tratti che noi sappiamo della sua personalità, chiediamo al Signore che ci faccia essere così, che Gesù possa dire, sarebbe bello se potesse dire anche di noi, veramente, questa persona, quest'altra, Mario, Giovanni, Paolo, Enrico, che è un senese in cui non c'è falsità. Accogliere questa battuta, potremmo dire, questa forte espressione di Gesù e sentirla nostra. Sentirci così coinvolti da questa chiamata, come l'ha ricevuta lui, Bartolomeo, Natanaele, sentendosi apprezzato in quello che c'era di buono in lui, è riuscito a fare quel salto di qualità. Che il Signore aiuti anche noi a far questo, a sentirci apprezzati, certamente rendendoci conto sempre e costantemente dei nostri limiti e riconoscendoli, sentirci apprezzati e poter fare anche noi quel salto di qualità, quella conversione necessaria nel nostro tempo, soprattutto per la realtà che ci circonda, così complessa, così, potremmo dire anche così arida, così asciutta, così che rischia costantemente di perdere i valori fondamentali. E auguro a tutti voi, come ci tenete, e lo sto vedendo dappertutto, in tutte le contrade, come ci tenete a mantenere questi valori, queste esperienze, questi momenti fondamentali della tradizione, ecco, possiate tenerci anche a tenere stretti e a, in qualche modo, a trasmettere, a passare questi valori fondamentali che sono dentro la tradizione che viviamo e che vivete da tempo, da anni, da decenni, da secoli, potremmo dire, alle nuove generazioni, perché ne possano trarre un beneficio e affrontare la vita così come il Signore permetterà loro di fare, avendola in parte costruita anche noi verso veramente un mondo migliore.
Auguri a tutti voi e sia lodato Gesù Cristo. Siete miei discepoli se vi amate gli uni gli altri. Siete miei discepoli se vi amate gli uni gli altri. Tutti lo riconosceranno se vi amate gli uni gli altri. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Siete miei discepoli. Edificati sul fondamento degli apostoli per formare il tempio vivo di Dio, preghiamo con fede. Ricorda Signore della tua Chiesa. Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero i primi testimoni del Figlio tuo risorto. Concedi a noi di essere testimoni della tua risurrezione. Hai mandato il tuo Figlio a portare lì ad annunzio ai poveri. Fa che il Vangelo sia predicato a tutti gli uomini. Tu che hai mandato il tuo Figlio per seminare il seme della tua parola, concedi una messe abbondante agli operai del Vangelo. Hai sacrificato il tuo Figlio per riconciliare il mondo a te. Fa che tutti cooperiamo generosamente alla tua opera di riconciliazione e di pace. Tu che hai costituito attorno a Gesù nostro Salvatore il gruppo degli Apostoli, fa che tutti i cristiani crescano nella fede e nell'amore. Hai costituito il Cristo Re dell'universo, innalzandolo accanto a te nella gloria.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i concatenatori dell'Iscrisce. Fermaci nella fede, Signore, perché aderiamo a Cristo, tuo Figlio, con l'entusiasmo sincero di San Bartolomeo Apostolo. Per sua intercessione fa che la tua Chiesa si riveli al mondo come sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione di San Bartolomeo Apostolo vi benedica Dio onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
la contrada dell'Istice ha affrontato la situazione della situazione della pandemia, devo dire, in maniera matura, nel senso che si è messa a disposizione di coloro che potevano aver necessità. Il nostro gruppo di mutuo soccorso ha operato attivamente per sostenere e aiutare quelle persone che non erano in grado da sole di far fronte alle necessità del momento, e si è anche messo a disposizione del Comune di Siena per le attività che questo ha coordinato, ed anche della Caritas per la distribuzione dei pasti a coloro che ne avevano bisogno. Quindi devo dire c'è stato un senso di comunità e di solidarietà che ha fatto molto piacere e che è stato veramente tangibile. Poi chiaramente è comunque mancato il rapporto e il contatto umano, che è quello che è proprio della vita di contrada, però è stato supplito nel limite del possibile con quello che permettevano i mezzi tecnologici, quindi vari modi di incontro sul web o sulle varie reti, che certo però non riescono a supplire il contatto diretto tra le persone. Allora, la contrada dell'Istice, come tutte le altre consorelle, si è preparata a una festa titolare celebrata in maniera minore rispetto all'usuale, ovviamente. Mancheranno infatti tutti quei momenti di popolo che caratterizzano normalmente la festa titolare, che io ritengo sia uno dei momenti più identificativi e significativi nella vita della contrada. E quindi, diciamo così, è stato redatto un programma ridotto, compatibile con quelle che sono le attuali situazioni in cui la nostra città e il nostro paese e il mondo intero sta versando. Quindi siamo partiti il lunedì scorso, che era il giorno in cui cadeva il nostro santo patrono. È stata celebrata una messa di suffragio per tutti i nostri defunti. È stato poi deciso di mantenere la cerimonia dei diciottenni, quella in cui la contrada quindi saluta i suoi diciottenni che entrano nell'età adulta, perché non ci sembrava giusto far slittare questa che è un evento che ha una sua cadenza naturale. Cioè, se possiamo pensare di rimandare il battesimo contradaiolo, perché tanto farlo un anno o l'anno successivo non ne cambia la valenza, certo questo non vale per la celebrazione del diciottesimo. Infatti oggi giovedì verrà alle ore 18 ci sarà la cerimonia dei diciottenni. Nella giornata di domani, venerdì, si sarà invece provveduto alla consegna ai vincitori della borsa di studio intitolata Guido Iappini e del premio di studio intitolato al barone Sergardi. Si andrà avanti poi e si chiuderà purtroppo nella giornata di sabato. Al mattino verrà fatto il consueto giro dei cimiteri al Laterino e alla Misericordia, mentre alla sera alle 19.45 ci sarà il ricevimento della signoria come consueto al Cavallerizzo, al quale seguirà il mattutino che, contrariamente al solito, non verrà tenuto nell'oratorio di contrada ma della corte di Palazzo Pieri Nerli, che ci permette di far assistere un numero maggiore di persone. Abbiamo il piacere di avere con noi Sua Eccellenza l'Arcivescovo, che è stato disponibile con noi, come devo dire è stato disponibile con tutte le contrade. Con questo purtroppo si concluderanno i festeggiamenti del Santo Patrono, perché domenica ovviamente non saremo le nostre bandiere, i nostri tamburi a invadere la città, come purtroppo è successo per tutte le altre consorelle. E questa sera parliamo dell'Istrice, la contrada con i quattro colori, come recita anche l'inno della contrada stessa, Istrice nostro dei quattro colori. No, l'Istrice non ha quattro colori, l'Istrice ha un colore e tre liste, o meglio si dovrebbe dire tre livree, rossa, blu e nera. Cioè, è interessante il fatto, questo sì, che la formazione di questi colori, delle livree soprattutto,
ha rispecchiato, almeno in parte, quelli che tradizionalmente si sono considerati i colori delle compagnie militari che stanno nel territorio della Contrada dell'Istria. Abbiamo sempre detto che le compagnie militari non sono assolutamente all'origine diretta delle contrade, ma le interlocuzioni, le interferenze tra la storia delle compagnie e le contrade ci sono ovviamente, e gli uomini sono quelli, le persone sono quelle, non è che si sta parlando di corpi sociali diversi. E queste compagnie hanno contribuito a creare il cromatismo della bandiera istriciaiola, passando attraverso tutta una serie di variazioni: il nero è stato un perlaceo, il blu è stato un cilestrino, il rosso è stato un amaranto e quanto di altro, ma questo non importa. Resta il fatto che la bandiera dell'Istria è composta di bianco e di questi altri colori accessori. Ma la curiosità della Contrada dell'Istrice non è soltanto quella dell'essere una contrada con un colore o quattro colori, è quella della stessa immagine dell'Istrice, della simbolica dell'Istrice. Da dove viene fuori questo animale? Su questo è bellissimo la vulgata che girava quando ero ragazzino io, quando si cercavano le origini delle contrade nei modi più strampalati possibili e lavorando sulla immagine del territorio. Ho già, credo, forse citato altre volte il fatto che l'Onda, secondo qualcuno, si chiamava così perché le strade dell'Onda sembrano sono talmente scoscese di salite e discese che sembrano delle onde, no, perché Vallerozzi scherza e la giraffa scherza. L'Istrice, si diceva, perché essendo una contrada che occupa lo spazio dedicato alle fortificazioni, è in qualche modo una contrada simbolo, un istrice puntato contro i nemici. Bene, nella Sagra delle Corbellerie questa può tranquillamente stare sul podio, insieme a altre, ma stare sul podio. E resta il fatto comunque da dove venga fuori questa immagine, questo animale, che è abbastanza strano. Certo, bisogna tenere presente che, come ho detto altre volte, lo ripeto per l'ennesima, la simbolica delle contrade è una simbolica araldica che attraversa tutta la cristianità e quindi si può trovare immagini di questo genere da altre parti. Non può sfuggire il fatto che a Firenze, nelle cacce che si fanno a Firenze all'inizio del Cinquecento, si presentano in piazza anche delle macchine a forma di istrice. Questo lo sappiamo benissimo dalle cronache. Non sfugge il fatto che una macchina a forma di istrice si presta in maniera molto, molto buona e funzionale a difendere la schiera dall'attacco degli animali durante la caccia stessa. Però forse può esserci anche qualche altra spiegazione. Se sia giusta non lo so, ma la spiegazione che dà Alessandro Leoncini nel suo libro Divide ed Impera, penso che Alessandro mi dovrà pagare una percentuale sulle royalties per la pubblicità che sto facendo al suo bel lavoro. Alessandro Leoncini dà una spiegazione che è un po' macchinosa, ma che, se ci si riflette, può anche avere degli elementi di riflessione valida. Dice: nella famosa festa che si fa a Siena per la presenza del cardinale Saint-Malo, che ormai abbiamo detto tante di quelle volte, 1494, ormai è diventata nella nostra memoria un punto di riferimento corrente, la schiera di Camollia si presenta come schiera di una famiglia privata, la schiera della famiglia Landucci. L'abbiamo ritrovate schiere delle famiglie private, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato del Bruco e così via. Siamo nell'epoca precedente alla presa di potere dei Nove e quindi poi da questa presa di potere dei Nove alla ascesa di Pandolfo Petrucci. I Landucci, chi sono i Landucci? Se volete sapere chi sono i Landucci, andate davanti alla chiesa di San Martino, guardate la parte alta della facciata e ci trovate uno stemma che qualcuno erroneamente potrebbe dire: ma questo è uno strano stemma della famiglia Chigi. No, non è assolutamente la famiglia Chigi, oppure una sorta di Monte dei Paschi aumentato, non è né l'uno né l'altro. Si tratta di uno stemma con 10 cime, una attaccata sopra l'altra, e con 3 plinti nello stemma stesso. E chi voglia sapere chi sono i Landucci lo va a vedere lì. È una famiglia antinovesca
e quindi è una famiglia antipetrucciana da questo punto di vista. Tanto è vero che compaiono appunto nella festa per il cardinale Saint-Malo del 1494, ma non c'è traccia all'inizio del Cinquecento. Ipotizza Leoncini, sono stati azzittiti dai Nove e dai Petrucci. Beh sì, potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere perché invece la scheda di Camollia la ritroviamo invece nella famosa cacciata raccontata dal Fiorentino nel 1506, anche di questa ne abbiamo parlato varie volte. Però attenzione, che cosa è successo poco prima? Poco prima è successo che nel 1504 Pandolfo Petrucci è stato costretto a scappare dalla città e poi in città rientra, ma rientra con una sponsorizzazione pesante. A rimetterlo al potere a Siena c'è il re di Francia, Luigi XII, e la sua longa manus in Italia, il Valentino. Siamo nel 1504. Nel 1506 la schiera dell'Istrice si presenta proprio conformata come contrada dell'Istrice, entrano in piazza gridando Istrice, Istrice, racconta il nostro cronista. E questa volta a capeggiare la schiera c'è un novesco, quindi uno dell'entourage del Petrucci, è Niccolò di Gentile De Rocchi. E che cosa ipotizza Alessandro Leoncini? Non so quanto l'ipotesi possa essere ardita, ma non è un'ipotesi stupida. Perché c'è stato nel mezzo la rimessa al potere del Petrucci grazie al re di Francia e subito 2 anni dopo arriva una schiera con l'Istrice? L'Istrice, dice giustamente Leoncini, a Siena non fa parte dell'araldica locale, ma di quella francese sì. L'Istrice è, guarda caso, lo stemma personale di Luigi XII di Francia. E allora forse vale la pena di riflettere su questa cosa. Potrebbe davvero venire da Oltralpe l'emblema di questa contrada senese. Addirittura anche lo stemma è diventato, scusatemi, il motto è diventato lo stesso, perché lo stemma dell'Istrice, così come ora, è identico, non simile, identico allo stemma di Luigi, all'emblema di Luigi XII nel castello di Blois, esattamente quello dell'Istrice, della sovrana contrada dell'Istrice attuale. Anche il motto è perfino lo stesso, perché quello dell'Istrice di Blois dice se ti avvicini ti pungi e quello dell'Istrice recita sol per difesa pungo. Questo non vuol dire niente ovviamente, perché i motti sono nati, lo sappiamo perfettamente tutti, sono nati in epoca abbastanza recente, nella seconda metà dello scorso secolo. Tuttavia questa derivazione d'Oltralpe della contrada più a nord di Siena potrebbe avere una sua qualche validità.